Gli esami e risaputo non finiscono mai, al Pescara poi piacciono particolarmente, specie se valgono per rilanciarsi tra le grandi. Un bisogno dell'undici biancazzurro, basta guardare lo score di un campionato condito da alti, parecchi e non si discute, e da qualche tonfo, sempre doloroso e a volte incomprensibile. Un trend impossibile da variare nemmeno al tramonto della stagione. Due vittorie di fila condite dalla super performance di Piacenza, quindi la debacle di Ascoli. In attesa nei modi più che nella sostanza. Questo è il Pescara, nel bene e nel male. Lo hanno pensato e detto i tifosi, ma anche tecnico, calciatori e dirigenti si sono sovente uniti al pensiero comune. Sarà, intanto le altre non fanno meglio e il sogno playoff resta obiettivo assolutamente alla portata. Basterebbe battere il derelitto Frosinone nell'anticipo confezionato dal sindaco Mascia per non rovinare una processione del Venerdì Santo che nemmeno la gran parte dei pescaresi devoti sapeva ci fosse. Così tra un sepolcro e l'altro, per tanti tifosi, tappa obbligata diventa l'Adriatico. Il Frosinone è in crisi netta, quindi? Quindi devo guardare molto il mio Pescara, nel senso che bisogna ricaricarci a mille, a pallettoni e pensare che è una partita per noi determinante, importantissima per raggiungere il primo traguardo che ci siamo preposti all'inizio del campionato. E per quello pensiamo a questa partita, partita per partita, è inutile guardare, spesso si guarda sempre avanti. Io non faccio programmi perché sono convinto che non abbiamo la capacità di guardare oltre quella che è la prossima partita. Guardiamo il Frosinone come obiettivo principale, cercando di portare a casa il massimo del risultato. Sono appena 11 dei 34 totali punti raccolti in trasferta, ultimo in classifica, per il Frosinone la gara della vita, da affrontare senza Baclé, uscito malconcio dal match di sabato col Padova, e Santoruvo, reintegrato proprio per il rush finale, ma colpito da squalifica. Di Francesco, di contro, sembra intenzionato a cambiare più di qualcosa. Il tecnico non ha digerito la brutta prova scolana e potrebbe dunque attuare una mini rivoluzione dettata dal alcune necessità, ma non solo. Mengoni e Ganci sono squalificati, Verratti è impegnato con l'Under 19. Alla lista degli infortunati, che già comprendeva Giacomelli e Stojan, si è aggiunto Ariatti. Nell'undici iniziale Del Preto e Petterini sembrano favoriti sugli omologhi Zanon e Capuano. Al centro della difesa torna Capitano Livi accanto a Diamutene. In mediana altre novità. Cascione, dopo due mesi di stop, è finalmente pronto, così come Tognozzi, che però dovrebbe partire dalla panchina. Conferme in vista per Bonanni e Gessa, in attacco Riecco Soddimo a sostegno di Bucchi. Arbitra Corletto di Castelfranco Veneto, 0-0 con la Triestina nell'unico precedente stagionale.